Salve a tutti, sono Dodo Veneziano di Palermo Foto e insieme ai miei colleghi cercherò di raccontarvi la nostra associazione. È una cosa discretamente complicata perché è un'associazione che esiste da tanti anni e ha cambiato e si è trasformata in tanti anni, cercando anche un pochino di adattarsi alla società e al territorio. Iniziamo la nostra attività verso la fine degli anni Ottanta e la iniziamo con un'esigenza precisa, quella di raccontare. Ma più che raccontare, proprio di far scoprire alla gente nella città di Palermo, la fotografia, una fotografia, non documentaria. La città di Palermo in quegli anni è una città che non ha luce. L'associazione in questi anni cerca, è un po' alla ricerca di una propria identità, in un territorio nel quale l'identità comune in quel momento è abbastanza sotterrata. L'idea di tutti i fondatori dell'associazione di Palermo Foto è esattamente quella di poter condividere non solo le proprie conoscenze, ma di poter condividere le proprie esperienze. Per questo motivo, in realtà, la nostra attività inizia come un'attività, espositiva, non tanto come un'attività didattica, perché, all'inizio cerchiamo anche di aprire gli occhi dei palermitani a una fotografia diversa da quella che fino ad ora in realtà avevano vista sul campo, che era la fotografia delle prime pagine dei giornali, l'Ora piuttosto che del Giornale di Sicilia, fotografie documentarie che normalmente contenevano morti ammazzati. Allora l'idea è proprio quella di far immediatamente scoprire che la fotografia non era esclusivamente quella, ma era anche qualcosa che aveva a che fare con altri linguaggi. Ciao, sono Salvo Veneziano, anche io uno dei fondatori di Palermo Foto. Palermo Foto, nasce non come un'associazione, ma come il progetto di un'associazione. Un'associazione che non c'entrava nulla con la fotografia, era un'associazione sportiva. Si chiamava AXI Matteotti, affiliata all'Associazione Centri Sportivi Italiani, quindi un importantissimo ente nazionale completamente dedicato allo sport. Poi iniziamo, grazie alla lungimiranza dei dirigenti dell'AXI, a frequentare prima ancora delle manifestazioni più importanti, la settimana della fotografia di Città del Mare, vicino Palermo. È un evento cui pochissimi ricordano perché non esistono praticamente documenti neanche in rete. Lì si incontravano i più grandi maestri della fotografia mondiale, grandissimi nomi come Joyce Tennyson, Art Kane, Oliviero Toscani, Franco Fontana. Incontriamo anche uno che poi è destinato a diventare un grande amico e un grande maestro, Raffaele Pancini. Raffaele sta lavorando su un progetto per un corso di linguaggio fotografico e questo condizionerà completamente il nostro modo di fare didattica. Siamo poi stati catapultati in Francia, ad Arles, per il rincontro internazionale della fotografia e decidiamo, dopo aver già fatto un paio di attività didattiche, un paio di corsi nel nostro piccolo studio vicino alla Cattedrale di Palermo, decidiamo di spostarci e cominciare invece a intervenire più su un territorio ampio, andando a fare delle mostre, ma non le mostre dei soliti fotografi, di quelli che tutti conoscevano, mostre di giovani fotografi sconosciuti che andavamo letteralmente ad acchiappare ad Arles. Ci sedevamo nei tavolini dell'Hotel d'Arlatan, che per quelli che conoscono il festival era un punto di riferimento, non essendo ancora state inventate le letture fotografiche. Chi voleva si sedeva lì e cominciava a vedere, a leggere, a guardare le immagini degli altri, a commentarle,
e magari a proporre una mostra o una pubblicazione. Noi proponevamo mostre e la cosa bella è che le facevamo davvero. Le facevamo a Palermo in un periodo in cui di mostre ce n'erano davvero poche. C'era solo un'altra associazione prima di noi che organizzava delle belle cose. Noi siamo arrivati e abbiamo cominciato a portare la fotografia internazionale a Palermo, almeno così dicono gli altri. I nostri primi corsi di fotografia non hanno mai potuto fare a meno dell'ambiente in cui ci troviamo adesso, la camera oscura. Pensate che progettando il nostro primo corso di base, allora si chiamava corso di base, poi in futuro decidemmo che non era proprio base, ma era qualcosa che andava più in là, la prima lezione era proprio svolta in camera oscura. Un approccio quindi immediato al foro stenopeico con poi successivo immediato passaggio in camera oscura. È interessante che tutt'oggi la prima lezione di tutti i nostri corsi di primo livello sia proprio quella, il foro stenopeico. E alla fine arrivo io, sono Giuseppe Sinatra, il più piccolino della combriccola. Nell'89 conosco Salvo e Dodo, conosco anche tutto il resto del Santa Santorum di Palermo Foto, Giovanni Ombrello e Massimo Aquila. Mi innamoro, intraprendo un percorso di studi fotografico e di storia dell'arte. Al mio ritorno si crea un bellissimo ambiente. Palermo era pronta per una nuova, un nuovo modo di leggere e scrivere la fotografia. Creiamo una scuola, scuola non si è mai detto, ma alla fine abbiamo creato una scuola che ha variato tante sedi finché non si è arrivati in alcune sedi che sembrano casa. Abbiamo cercato proprio di scrivere un percorso fotografico, un percorso di saper scrivere, leggere e dico anche far di conto di fotografia, un percorso che è utile per chi vuole fare questo di mestiere e inoltre per chi vuole utilizzare la fotografia come linguaggio espressivo. Nel mondo di oggi, con strapieno di tecnologia, strapieno di velocità, poter essere un po' più lenti nell'imparare non soltanto più a parlare con la voce, con le parole o a leggere un libro scritto, saper scrivere e leggere le immagini è fondamentale e noi stiamo studiando per insegnare questo. Siamo entrati a gamba tesa nella storia delle tecniche fotografiche. Non ci siamo mai allontanati dalla camera oscura, dai supporti tecnici, tattili, dall'argento, dalla chimica. E nel nostro percorso di insegnanti, nel nostro percorso di ricercatori, abbiamo voluto recuperare tutto quello che nel tempo si è perso. Il poter partire dalla camera oscura, dalla carta, da supporti antichi, da tecniche desuete. E abbiamo inserito questa storia delle tecniche antiche anche nel nostro percorso didattico e proprio nel nostro percorso di ricerca. E il creare un ibrido incestuoso tra la tecnologia digitale e la tecnologia di 180 anni fa assolutamente ci è servito a crescere noi come fotografi che si vogliono liberare da qualsiasi tipologia di tecnica e da qualsiasi feticismo delle macchine fotografiche e poter dare ampio spazio a una tecnica che ha un inizio ma probabilmente non avrà mai fine. La fotografia è una storia delle tecniche ma anche una storia di un linguaggio e il recupero delle antiche tecniche dà molto 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 spazio alla creatività.